Ricordo ancora il mio primo allenamento con una softball. È stata quasi un'esperienza mistica. Ricordo che sentivo il mio corpo che si adattava alle sue forme e viceversa. Ricordo che aveva un aspetto quasi accomodante, ma ricordo benissimo anche gli sforzi che sentivo nell'utilizzarla. E così è stato per ogni piccolo attrezzo del Pilates. Ognuno di questi ti fa provare gioie, dolori, piacere e frustrazioni, alle volte anche tutti nella stessa lezione, ma si finisce sempre in un piacevolissimo momento di calma e di tranquillità fisica e mentale. I piccoli attrezzi come la softball, la fitball, gli anelli, gli elastici e così via hanno questo magico potere, è come se alzassero il volume delle percezioni fisiche e così anche le percezioni di quello che smuovono dentro di te mentre ti alleni. Tante volte però non si hanno a portata di mano tutti questi strumenti per allenarsi a casa. Io stessa nel periodo della quarantena mi sono dovuta ingegnare un pochino per pensare a quali alternative dare alle persone che si allenavano in diretta con me. Ecco quindi 6 attrezzi di Pilates che abbiamo tutti in casa per allenarci subito. Uno dei primissimi attrezzi che è quasi scontato utilizzare è la scopa. Questa viene utilizzata al posto del football, un bastone di legno semplicissimo, pazzesco però per gli effetti benefici che ha sulla muscolatura della schiena e dell'addome, oltre che lavorare sulla tua postura. Se lo utilizzi ti renderai sicuramente conto degli enormi benefici che ti può dare questo strumento. La palla, sequestrata a tuo figlio perché continuava a giocare in casa senza il tuo permesso, è un peccato lasciarla ammuffire nello sgabuzzino. La puoi sfruttare per sostituirla agli esercizi fatti con la softball. Se è un po' sgonfia, meglio ancora, o anche è fatta di materiali morbidi. È davvero uno strumento molto versatile, basta semplicemente un insegnante certificato che ti possa guidare passo a passo in un allenamento sicuro in modo da trarne il massimo beneficio e la massima efficacia. Il salviettone del mare. Non si sa ancora se quest'estate riusciremo a goderci sabbia, sole e mare. Ad ogni modo, possiamo sfruttare il salviettone per poterci allenare in casa. Può essere utilizzato per rafforzare spalle, schiena e addome. È utilissimo per sostenere la tua testa nel momento in cui senti affaticamento al tratto cervicale. Puoi utilizzarlo per fare esercizi di stretching e quindi aumentare l'intensità dei tuoi allungamenti. E infine può essere utilizzato per sostituire il Magic Circle in determinati esercizi. Bye bye mal di schiena! Gli stracci dei pavimenti. Non sono una casalinga perfetta. Ma mi diverto moltissimo a scovare per casa attrezzi che posso utilizzare per allenamenti efficaci ma anche divertenti. Utilizzare un paio di stracci dei pavimenti per allenarti con il Pilates a casa tua è un'ottima alternativa per rafforzare gli addominali e la schiena e per mettere a dura prova il controllo e l'equilibrio del tuo corpo. Strepitoso! Bottiglie dell'acqua. Penso sia chiaro la loro funzione. Queste sostituiscono le tonin ball delle palline pesetto, utilissime per intensificare gli allenamenti senza sforzare i polsi. Il mio suggerimento è quello di non eccedere con il peso. Un paio di bottigliette da mezzo litro saranno perfette e avrai già a disposizione la giusta idratazione alla fine del tuo allenamento. La sedia. Questa generalmente la utilizzo per sostituirla ad alcuni esercizi fatti con la fitball. Certo, non è proprio la stessa cosa perché la fitball, essendo rotonda e piena d'aria, mette a dura prova il tuo equilibrio. Ma può essere anche interessante per utilizzarla con esercizi che derivano dalla danza e quindi fatti in piedi per evitare lo schiantaterra qualora tu rischiassi di perdere l'equilibrio. Ed ecco quindi svelati 6 piccoli attrezzi casalinghi che puoi utilizzare fin da subito. Fammi sapere con un commento qua sotto qual è il piccolo attrezzo che ti interessa di più e quello che riscuoterà maggiore successo sarà il protagonista del prossimo allenamento. Prima di concludere con questo video, voglio dirti che mi è piaciuta così tanto, mi sono divertita così tanto a creare lezioni con questi props casalinghi, ho voluto dedicare un intero modulo nel mio corso di Pilates online, Pilates in salotto. Proprio a questi piccoli attrezzi. Puoi scoprire il programma del corso online proprio cliccando sul sito che trovi qua sotto, te lo lascio anche nell'info box. Se pensi che però sia impossibile allenarti a casa con costanza, sappi che è molto più semplice e meno faticoso di quanto tu possa pensare.
Quindi ti invito a partecipare alla mia sfida gratuita di 5 giorni che trovi qua sotto sempre nell'info box a questo indirizzo. Noi ci vediamo a lezione. Ciao!